Allora, dunque vediamo il comportamento in frequenza degli amplificatori operazionali che ancora ci manca. Abbiamo visto gli stadi con singoli transistori, ci manca di vedere circuiti con operazionali. Allora, ecco, la prima cosa che c'è da dire è questa. Se noi tracciamo il diagramma di Bode di una funzione di trasferimento di un amplificatore operazionale, ci sono due forme che vediamo di solito. Una è questa. Qua c'è una zona piatta, una banda passante che si estende fino a frequenza nulla, quindi va fino a meno infinito in logaritmo, quindi non ci sono capacità di blocco, di accoppiamento, non c'è un limite inferiore di banda, o meglio, il limite inferiore di banda è zero, no? Per l'amplificatore operazionale, e poi invece in alto c'è un limite superiore di banda ed ha un comportamento di questo tipo. Insomma, a un certo punto ci sono una serie di singolarità, c'è un primo polo, un secondo polo, un po' messo a caso questi numeri, no? Quindi c'è una forma un po' irregolare della funzione di trasferimento dovuto al fatto che si attivano diverse singolarità dovute per lo più alle capacità interne dei transistori. Quindi la funzione di trasferimento ha una forma di questo tipo, è una funzione di trasferimento cosiddetta passabasso, nel senso che rimane piatta da una certa frequenza in giù, però poi in alto ha un profilo, per le frequenze alte ha un profilo abbastanza irregolare. Questo, ripeto, il comportamento in questo caso ad alta frequenza è dovuto per lo più alle capacità interne dei transistori che compongono il circuito. In questo caso noi parliamo di amplificatore operazionale non compensato. Spesso vi era una banda abbastanza larga, no? Un limite superiore di limite superiore di, sì, di banda relativamente elevato, ma l'andamento è piuttosto irregolare. Per molti tipi di applicazioni si preferisce una cosa diversa, cioè si preferisce perdere qualcosa dal punto di vista della banda, ma guadagnare invece dal punto di vista della regolarità della funzione di trasferimento. E la cosa si ottiene facendo un'operazione di questo tipo: si introduce un condensatore esterno apposta nel circuito per introdurre un polo a frequenza molto, molto bassa. Perché, per esempio, se io cambio colore con la penna, se io introduco un polo, facciamolo in rosso, a frequenza molto bassa, immaginate qua, va bene? Introduco il polo, in pratica poi ho tutti gli altri di prima, però diciamo, se questo è 0 dB, la funzione di trasferimento va sotto 0 dB prima che intervengano gli altri polo, quindi praticamente si comporta come una funzione di trasferimento con un solo polo. D'accordo? Guadagno molto in regolarità, aggiungo un polo in più, questo è aggiungo questo polo, che diventa il cosiddetto polo dominante, perché è il polo che domina nella funzione di trasferimento. Tutti gli altri poli intervengono quando ormai la funzione di trasferimento ha un valore molto basso, quindi l'amplificatore non amplifica più, quindi spesso posso anche trascurarli e trattare il sistema come un sistema con un solo polo. Va bene? Con questa operazione si chiama compensazione a polo dominante e l'amplificatore operazionale che si ottiene si chiama amplificatore operazionale compensato.
sottinteso, compensato a polo dominante. Quindi, ripeto ancora una volta, ho il vantaggio di avere una banda molto regolare, una funzione di trasferimento molto regolare, ho lo svantaggio di aver perso molto in banda. Quindi la funzione di trasferimento diventa del tipo A di J omega uguale ad un certo A con 0 diviso 1 più J omega su omega H, quindi come se fosse un singolo polo. Posso approssimarla così, tanto gli altri poli praticamente intervengono quando ormai non guadagna più. Allora, quando è che si usa l'amplificatore operazionale compensato e quando è che si usa quello non compensato? Ma in realtà in tutti i casi in cui l'amplificatore operazionale deve funzionare da amplificatore, si usa compensato, perché fa molto comodo avere una funzione di trasferimento riproducibile, affidabile, nota. Si usa non compensato quando non serve che la funzione di trasferimento sia precisa, ma serve che l'amplificatore sia veloce, abbia quindi una banda elevata. Per esempio nei comparatori, quando devo utilizzare un amplificatore come comparatore, mi può far più comodo un amplificatore operazionale non compensato. Ok? Quindi d'ora in poi, tutte le volte che avremo a che fare con un circuito con operazionali, nel caso in cui l'operazionale funzioni in zona lineare, quindi come amplificatore, ragioneremo sempre facendo riferimento al fatto che l'amplificatore operazionale sia compensato. Allora, che effetto ha questa funzione di trasferimento dell'amplificatore operazionale sui circuiti, anche su quelli che abbiamo già visto? Allora, prima di andarli a vedere in dettaglio, facciamo un breve ragionamento. Abbiamo visto che la maggior parte dei circuiti con operazionali si basano sul fatto che l'amplificatore operazionale amplifichi tanto, no? Cioè, avete visto, in tutti si suppone che amplifichi l'amplificatore operazionale così tanto che si può considerare la tensione ingresso praticamente trascurabile rispetto a tutte le altre tensioni, e quindi si applica l'approssimazione cortocircuito virtuale. In generale bisogna stare attenti a questo punto, perché se guardate quell'espressione, A con 0 è alta, quindi effettivamente finché siamo nella banda passante dell'operazionale l'approssimazione è sempre buona, però all'aumentare della frequenza A con 0 sale, quindi senz'altro prima o poi si arriva a una frequenza alla quale non si può più considerare grande l'amplificazione dell'operazionale, e quindi sicuramente non vale più l'approssimazione cortocircuito virtuale. Va bene? Quindi no, l'amplificazione cortocircuito virtuale vale fin tanto che la frequenza è tale per cui la funzione di trasferimento dell'operazionale è ancora elevata in modulo. Ok? Quanto di preciso? Beh, ora non è inutile mettere un numero adesso, ma si sa che all'aumentare di omega A decresce, quindi a un certo punto la cosa non sarà più vera. Va bene, vediamo qualche circuito e l'effetto che ha. Prendiamo per primo l'amplificatore non invertente, l'abbiamo già studiato. Allora vi ricordo come è fatto il circuito. Abbiamo un generatore di ingresso che va all'ingresso di un operazionale sul più, e poi c'è una coppia di resistenze in questo modo. L'uscita si prende qua. Allora, ovviamente se adesso l'amplificatore operazionale ha una funzione di trasferimento
così, no? Con un polo, ovviamente anche V su Vs avrà un polo e dobbiamo determinare, avrà un polo, sì, almeno un polo, chiaro, se un pezzo, se un sottocircuito ha un polo, questo polo si vede anche nella funzione di trasferimento. E si tratta di vedere adesso come è fatta la funzione di trasferimento. Per quello che abbiamo detto ora, non possiamo adoperare l'approssimazione di cortocircuito virtuale per tutte le S, quindi non ci conviene adoperarla. Perché, ripeto, certamente da una certa frequenza in poi non sarà più soddisfatta. Quindi facciamo conti senza adoperarla e per semplicità però disegniamo il circuito equivalente dell'operazionale supponendo che la resistenza d'ingresso sia infinita e la resistenza d'uscita sia nulla per non avere conti troppo lunghi. Quindi facciamo così per semplificare. Si può fare anche senza questa ipotesi, è soltanto per evitare troppi conti sulla lavagna. Per semplificare, prendiamo Rin dell'operazionale che tende a infinito e Rout nulla. Allora, quindi qui abbiamo questo. Questa è l'uscita e qui c'è A per V. Allora, VI è uguale alla tensione sul più meno la tensione sul meno. La tensione sul più è VS perché in RS non passa corrente. La tensione sul meno è una partizione della tensione di uscita, è R1 diviso R1 più R2 per V. Ora ho fatto una registrazione spostata, facciamo così, ve lo sposto qua, se no non si vede. Allora, questo a sua volta è uguale, siccome V è A per VI, questo è VS meno R1 per A per VI diviso R1 più R2. D'altra parte, forse mi conviene scrivere anche questa cosa, VI dall'altra parte è uguale a V diviso A. Conviene usare questa cosa qua perché questo mi consente di scrivere subito V in funzione di Vs. Allora lo ricopio nel prossimo lucido. Quindi V su VA uguale a Vs meno R1 di R1 più R2 per V. Ho detto V su VA più R1 diviso R1 più R2 per V è uguale a Vs. Oh, questo mi consente di farvi vedere una cosa. Notate, tra parentesi, notare, qui si può notare quando vale il cortocircuito virtuale, perché se 1 su A, ok, è molto minore di R1 diviso R1 più R2, allora nel termine a sinistra il primo addendo è trascurabile rispetto al secondo. E quindi abbiamo che V è uguale a Vs per 1 più R2 su R1, che è l'espressione che conoscete quando
che l'espressione cortocircuito virtuale, perché effettivamente questo V su VA che abbiamo trascurato era proprio la VI, quindi corrisponde a dire questa 1 su A molto minore di R1 diviso R1 più R2 corrisponde a dire VI è trascurabile, d'accordo? Quindi ad applicare il cortocircuito virtuale. E quindi questa qui è in pratica la condizione per l'applicazione del cortocircuito virtuale. Condizione per il CCV. Vuol dire quindi A molto maggiore di 1 più R2 su R1. Chiaramente questo è vero fino a una certa frequenza, che poi a un certo punto, qualunque siano questi valori, la frequenza è tale per cui questa condizione è più soddisfatta. D'accordo? Ok, adesso andiamo avanti invece in generale, supponiamo che non sia trascurabile, facciamo un conto generale. Allora, al posto di A sostituiamo l'espressione con un polo, quindi abbiamo, al posto di A abbiamo A con 0 diviso, e questo quindi va al numeratore, 1 meno S su SP. Quindi questa è l'espressione, a questo punto mi conviene portare in evidenza V con U, aspettate, lo riscrivo meglio, e porto V con U fuori, e qui metto A con 0 per 1 meno S su SP più R1 diviso R1 più R2 uguale a VS. Quindi adesso posso fare un minimo comune multiplo, fare un'unica linea di frazione, quindi qui mi viene A con 0 che moltiplica R1 più R2, e qui c'è 1 meno S su SP che moltiplica R1 più R2 più R1 per A con 0 uguale a VS. Da cui posso ricavare la funzione di trasferimento, no? Quindi la proviamo a scrivere. Dunque, vediamo un po' che operazione possiamo fare per scriverla. Io farei così, la scriverei come V su VS uguale, quindi dobbiamo capovolgere questo coefficiente che moltiplica V, e per comodità io già cercherei di fare l'operazione di dividere per il termine noto. D'accordo? Quindi dovremmo dividere per R1 più R2 più R1 con 0. Seguitemi un attimo, facciamo questo passaggio. Abbiamo V su VS uguale ad A con 0 per R1 più R2 diviso R1 più R2 più A con 0 per R1 per 1 su 1 più, torno un attimo indietro, anzi 1 meno S su SP per R1 più R2 meno S su SP per R1 più R2 diviso R1 più R2 più A con 0 R1. Quindi questo lo posso a sua volta scrivere come una certa H, è un polo H0 che è tutto questo, va bene, diviso 1 meno S su SH. Va bene, dove ovviamente H0 è A0 per R1 più R2 diviso R1 più R2 più A0 R1, e questo qui, se A con 0 è molto grande, fa 1 più R2 su R1, cioè il valore a bassa frequenza con il cortocircuito virtuale, ovviamente, no? Mentre invece il polo,
questa SH sarà uguale all'SP di prima per R1 più R2 più A con 0 R1 diviso R1 più R2. Bene, anche questo si può approssimare perché nel numeratore probabilmente conta soprattutto il termine con A con 0, quindi questo lo posso scrivere come SP per A con 0 per R1 diviso R1 più R2. Quindi in pratica cosa succede? Succede che polo è molto più piccolo e molto più grande di prima, e l'amplificazione è molto più piccola di prima, cioè H0 è molto più piccolo di A con 0 perché c'è quel denominatore grosso, e SP è molto più grande, SH è molto più grande di SP perché c'è un numeratore grande. Tra l'altro, se guardate la relazione tra A con 0 e SH, si vede abbastanza bene che A con 0 per SH fa A0 per SP. Questo è concetto molto importante, che finora abbiamo visto soltanto in modo più o meno qualitativo, e in questo caso si vede invece in modo molto forte. Cioè il prodotto, cosa vediamo? Innanzitutto che la funzione di trasferimento rimane una funzione di trasferimento con un polo, quindi avevamo un amplificatore operazionale con un polo e basta, abbiamo un amplificatore non invertente che ha un polo e basta. Il prodotto guadagno per polo dell'amplificatore operazionale è lo stesso dell'amplificatore invertente. Quindi a prescindere da, non conta R1 e R2, a prescindere dal valore di R1 e R2 che introduciamo, il prodotto guadagno banda, come si dice, cioè amplificazione a frequenza nulla per limite superiore di banda, è costante. Va bene? Quindi vuol dire che siccome il prodotto guadagno banda è una proprietà dell'operazionale, noi sappiamo che se io prendo un amplificatore operazionale che ha un prodotto guadagno banda di 1 MHz e voglio realizzare un amplificatore non invertente che amplifica 10, questo amplificatore avrà una banda di 100 kHz. Se voglio che amplifichi 20, ce l'ha di 50 kHz. Se voglio che amplifichi 100, ce l'ha di 10 kHz. D'accordo? Quel compromesso che abbiamo sempre visto anche negli amplificatori a singolo stadio, no? Se voglio una banda più grande o un guadagno più piccolo e viceversa, in quel caso lì valeva in modo un pochino più qualitativo, no? Questa volta vale in modo preciso, cioè il prodotto tra le due cose è una costante. Per questo il prodotto guadagno banda è un dato di targa importante per un amplificatore operazionale, no? È sempre presente nel datasheet, perché io in base al prodotto guadagno banda scelgo un amplificatore operazionale o un altro per un progetto. Okay. Se andiamo a fare il diagramma di Bode della funzione di trasferimento, questo ha un significato di questo tipo. Vedete, il diagramma di Bode è un grafico su scala logaritmica, perché ho doppiamente logaritmica, ho logaritmo delle frequenze sull'asse delle ascisse e logaritmo dell'ampiezza sulle ordinate rappresentato in IB. Quindi se la funzione di trasferimento è così, questo è A con 0 in dB e questo qui è il modulo del polo, quindi questo qui è la funzione di trasferimento dell'amplificatore operazionale da solo, l'amplificazione dell'invertente come è fatto? Vabbè, avrò qua una certa amplificazione che è più bassa di prima, chiamiamola H0 in dB, e però il polo dove mi va a finire? Beh, siccome il prodotto guadagno banda è costante, vuol dire che di tanto
diminuisce, e questa è una scala logaritmica, vuol dire che se mi diminuisce l'ampiezza di un fattore 10, mi aumenta di un fattore 10 la banda. Siccome questa curva qui ha una pendenza di meno 20 dB per decade, una decade vuol dire un fattore 10, 20 dB vuol dire anche questo un fattore 10, allora vuol dire la funzione di trasferimento mi viene così, cioè questa parte qua mi viene sovrapposta e il limite superiore di banda mi viene qua. Quindi se io cambio il guadagno dell'amplificatore non invertente, mi si abbassa l'amplificazione, mi si alza il limite superiore di banda, ma quindi la parte a meno 20 dB per decade in tutti i casi è sempre sovrapposta. Quindi se questo è H01, questo è 1, se faccio un H02 diverso, mi viene un limite superiore di banda che è SH2, se faccio un H03 in dB ancora diverso, cambio R1 e R2 per far cambiare queste cose, mi viene un altro limite superiore di banda. Ma stanno tutte praticamente incastrate una nell'altra. Tutte le funzioni di trasferimento sono, per così dire, sottese nell'area della funzione di trasferimento dell'operazionale di partenza. Ok, vediamo un altro circuito per capire che effetto hanno i poli dell'operazionale. Per esempio, mi prendo soltanto quest'altro, l'integratore di Miller, perché è abbastanza curiosa la cosa. Nell'integratore di Miller, vi ricordate, noi abbiamo già un polo che idealmente deve essere nell'origine, anche se poi in pratica non è proprio nell'origine, ma insomma, facendo il conto con l'approssimazione di cortocircuito virtuale, questo veniva nell'origine e quindi avevamo un comportamento da amplificatore. Allora, adesso proviamo a vederlo di nuovo senza fare l'approssimazione di cortocircuito virtuale, ma tenendo presente che l'amplificatore operazionale ha un polo. Allora, facciamo il conto e di nuovo per semplificare un po' la trattazione, consideriamo che l'operazionale abbia impedenza d'ingresso infinita e impedenza d'uscita nulla. D'accordo? Quindi mi metto qua e disegno il circuito equivalente. Scriviamo l'equazione al nodo di ingresso invertente, qui la tensione vale meno VI, però ecco, mi ricordo che meno VI, che VI è uguale a V diviso A, quindi qui scriviamo meno V diviso A, che moltiplica la somma delle ammettenze, quindi 1 su R più CS, meno VS per 1 su R meno V per CS uguale a 0. Eccola qua. Adesso al posto di A posso sostituire il polo, quindi mettiamo V in evidenza e mi viene quindi, e qui ho 1 più RCS e qui c'è R per A. Al posto di A sostituisco A con 0 diviso 1 meno S su SP più immagino aver cambiato tutti i segni, sono tutti meno, quindi faccio diventare tutti più CS uguale a meno VS su R.
Quindi a questo punto posso scrivere la funzione di trasferimento e posso cercare di raggruppare. Proviamo a farlo direttamente. V su Vs. Vabbè, facciamo due passaggi, tanto mi sa che... Allora, moltiplico tutto, qua faccio il minimo comune multiplo. Quindi viene meno 1 su R, che è questa parte qua. Più, e qua faccio il minimo comune multiplo e inverto. R per A0 diviso 1 più RCS per 1 più meno S su SP più R A con 0 CS. Ok? Allora, questa parte la copio nel prossimo grafico svolgendo il prodotto e cercando di ordinare il polinomio del denominatore con l'ordine dei coefficienti. Vedete, verrà un polinomio di secondo grado perché ho un termine S per S. D'accordo, quindi raccogliamo tutto, facciamolo qua, viene quindi V su Vs uguale a, quindi torno un attimo indietro, beh, questo R con questo R se ne va, quindi mi viene meno A con 0 diviso, termine noto è soltanto 1, andiamo per gradi, quindi viene meno A con 0, il termine di grado 0 è 1, il termine di primo grado facciamo più S che moltiplica, andiamo a cercare i termini di primo grado, sono R per C, e poi meno 1 su SP, e poi più R A con 0 per C. Quindi R per C più R per C per A con 0, e lo possiamo scrivere, e poi meno 1 su SP. Allora, devo avere R per C che moltiplica 1 più A con 0, meno S su SP. Ok? È 1 su SP. Poi ho un termine noto, scusate, non un termine, un termine secondo grado che copiamo di qua, è RC per SP col segno meno, è diviso SP col segno meno. Quindi è RC diviso SP. Diciamo meno SP, SP è negativo, quindi meno SP è positivo. Chiaramente sono tutte e tre di segno positivo, come deve essere, e questi tutti e tre i coefficienti sono di segno positivo, perché SP è negativo, no? È il polo dell'operazionale, perché in questo modo, se tutti e due, tre coefficienti sono di segno positivo, vuol dire che ho le due radici a parte reale negativa, no? Quindi il sistema è stabile. Va bene, a questo punto io potrei calcolare il valore dei due poli, chiaramente un'equazione, un polinomio di secondo grado, è facile trovare le radici e così via. Allora, qui facciamo, diciamo, di nuovo per tenere conti abbastanza semplici, facciamo un calcolo approssimato, perché ci consente di avere delle espressioni un pochino più semplici e di capire un po' meglio quello che succede. Allora, se noi lo scriviamo così, un polinomio, possiamo rappresentare quei coefficienti in funzione delle radici del polinomio. Faccio una considerazione al lato, no? Io posso immaginare di decomporre il polinomio in questo modo: 1 meno S su S più 1 per 1 meno S su S più 2. Questa è la decomposizione che posso fare, no? Perché questa qui mi garantisce che il termine noto sia 1, giusto? Allora, mentalmente, se provate a svolgerlo, vedete che il termine noto torna,
cosa sono gli altri termini? Vabbè, innanzitutto il termine secondo grado è 1 diviso S più 1 per S più 2 e il termine di primo grado sarà una somma dei due coefficienti, quindi questa roba qui sarà uguale a meno 1 su S più 1 meno 1 su S più 2. D'accordo? Ora, io qui potrei fare un'ipotesi, io potrei dire potrei fare l'ipotesi che uno dei due poli sia molto più piccolo dell'altro. HP S più 1, per esempio, uno dei due in modulo molto più piccolo di S più 2. Allora, di nuovo, questa è un'ipotesi che a che mi serve? Mi serve a semplificare un po' i calcoli. Come faccio a verificare se l'ipotesi è vera oppure no? Perché questa ipotesi mi serve per calcolare poli, però si basa sul valore dei poli, quindi ancora non posso verificare che sia soddisfatta. Chiaramente la procedura è quella che utilizziamo sempre. Facciamo l'ipotesi, sulla base di quell'ipotesi facciamo calcoli e poi vediamo se l'ipotesi è verificata. Va bene? Non è così... ecco, chiaramente questa cosa funziona se uno non la fa proprio a caso, altrimenti diventa una cosa che può essere una grandissima perdita di tempo, no? Allora, perché qui ho un indizio che le cose possono essere vere? Perché vedete, lì c'è stranamente, nel termine di primo grado, dove c'è la somma, ho un addendo grande, che è l'addendo che contiene A con 0. Quindi, vedete, io ho il termine primo grado che è la somma dei due inversi, il termine secondo grado è il prodotto dei due inversi. Se ho la somma molto grande e il prodotto piccolo, vuol dire tipicamente che uno dei due è più grande dell'altro, molto più grande dell'altro. Ok? Per avere una similitudine geometrica, no? Come dire, a parità di prodotto, se volete avere la somma grande, vuol dire avere un rettangolo che a parità di area abbia il perimetro grande, no? Perché chiaramente il perimetro è il doppio della somma dei lati, dei due lati, l'area è il prodotto dei due lati, giusto? Quindi è la stessa similitudine. Se a parità di area volete avere un perimetro grande, dovete farlo stretto e lungo, ok? Sottile, sottile, molto lungo, potete avere un'area piccola quanto volete, ma il perimetro che cresce in modo indefinito, d'accordo? Che vuol dire quindi un lato molto più grande dell'altro. E questa è la situazione in cui siamo. Quindi diciamo che S più 1 è molto più piccolo di S più 2 e vediamo che cosa si ottiene. Ecco, a che cosa mi serve questa ipotesi? Se S più 1 è molto più piccolo di S più 2, allora io posso dire che questa roba qua chiaramente è 1 su S più 1, e posso dire che 1 su S più 1 è uguale al termine di primo grado, approssimativamente, perché nella somma trascuro l'altro. Quindi dico che questo cosa vuol dire? Che S più 1 quindi è approssimativamente... A questo punto posso anche trascurare questo pezzo rispetto all'altro dove c'è A con 0 e dire vabbè, anche l'1 rispetto all'A con 0 lo posso trascurare, qui mi viene, dite, S più 1 è circa uguale a meno 1 su RC per A con 0. A questo punto S più 2 lo ottengo da qui, perché ho che 1 diviso S più 1 per S più 2 è uguale a RC diviso meno SP. Questo vuol dire che SP2 è uguale a meno SP diviso RC per SP1. Se al posto di SP1 sostituisco questa roba qua, mi viene
meno SP per A con 0. E quindi a questo punto l'ipotesi è facilmente verificata, perché vedete S più 1 A con 0 denominatore, S più 2 A con 0 numeratore, quindi chiaramente i due vengono molto separati. Quindi ipotesi verificata. Quindi alla fine io mi trovo ad avere una funzione di trasferimento con due poli, nessuno zero, un polo molto in basso e un polo molto in alto. Quindi se vado a fare il diagramma di Bode, che mi aspetto? Mi aspetto una cosa del genere. Questo è H in dB. Questo è il logaritmo di omega. Allora, innanzitutto, con il cortocircuito virtuale avevo trovato una funzione di trasferimento fatta così, con un polo nell'origine, giusto? Questo era 1 su RC omega. Quella, il comportamento ideale dell'integratore, va bene? Un unico polo nell'origine. Invece abbiamo visto adesso che ho due poli e nessuno è nell'origine, d'accordo? Ho due poli, nessuno è nell'origine, però uno è molto in basso e uno è molto in alto. Quindi com'è fatta nella realtà la funzione di trasferimento di un integratore Miller? È fatta così. Ho qui per frequenza nulla, non va a infinito la funzione di trasferimento, ma va a con 0. E poi il primo polo è qui in corrispondenza di meno di S più 1, quindi il modulo è 1 su RC a con 0. È molto in basso perché a con 0 è grande, però non è a frequenza nulla, va bene? Poi ho un altro polo più in alto, per esempio qua, SP2, il modulo è SP per A, modulo di SP per A con 0, e qui poi scendo con meno 40 dB per decade. Questo qui è meno 20 dB per decade. Quindi in realtà è soltanto nell'intervallo tra i due poli che la funzione di trasferimento è quella di un integratore. Ma fuori dell'intervallo tra i due poli, in realtà la cosa è anche molto distante. D'accordo? Quindi, integratore Miller, dal punto di vista del cortocircuito virtuale, ci viene fuori come un integratore ideale. Nella pratica si comporta veramente come un integratore in una banda di frequenza limitata. Ora però, poiché, vedete, c'è quel termine A con 0 che separa i due poli, questa distanza può essere anche significativa, d'accordo? Se io prendo un caso abbastanza, facciamo un esempio numerico, giusto per capire quanto possono essere. Se prendo A con 0 200.000, va bene? Un numero ragionevole. RC prendo 1 kiloohm e C prendo 47 nanofarad e vado a fare questo calcolo e prendevo per esempio FP 5 Hz, il polo di partenza, come nel MUA741, abbiamo 5 Hz e 200.000 di amplificazione, no? Praticamente. Allora, che cosa mi viene fuori? Se faccio i conti, mi viene che S più 1 in modulo è 1 su RC A con 0, mi viene, anzi, F più 1 facciamo, quindi la frequenza che corrisponde al primo polo, tanto per fare conti in Hz, mi viene circa 0,1 Hz, un decimo di Hz, e FP2 mi viene circa 1 MHz, che è SP, quindi FP per A con 0 fa 1 MHz. Quindi tra 0,1 Hz e 1 MHz l'integratore Miller si comporta come un integratore, e fuori a queste frequenze no. Quindi vedete, la frequenza massima alla quale si comporta l'integratore è il prodotto guadagno banda dell'operazionale, SP per A con 0. La frequenza minima dipende da RC, quindi posso spingerla in basso quanto voglio, in realtà. Va bene.
Ok, voglio affinare un altro concetto e poi facciamo un intervallo. Un altro aspetto che riguarda altre non idealità degli amplificatori operazionali. Perché dico altre? Perché questa qui di avere un limite su breve banda limitato è una non idealità. No, idealmente noi vorremmo un'amplificazione infinita a tutte le frequenze. Nella pratica abbiamo amplificatori compensati, quindi abbiamo un polo a frequenza relativamente bassa. Ci sono altre non idealità che vale la pena guardare adesso insieme. Una di queste riguarda il comportamento statico e che ha un effetto anche per esempio sul circuito che abbiamo appena visto, cioè sull'integratore, ed è questa: se io vado a tracciare la caratteristica di trasferimento dell'amplificatore operazionale, io ho una cosa del genere, cioè quindi mi viene una retta passante per l'origine, anche se questa non è venuta proprio passante dall'origine, aspettate la ridisegno, una retta passante dall'origine con pendenza pari all'amplificazione. Va bene? Nella pratica abbiamo detto che non è così, questo è ideale. Invece nella realtà non è così, perché ci sono due cose. Prima di tutto, non può andare all'infinito la tensione d'uscita perché è limitata dalla alimentazione, e questo è un concetto che abbiamo già detto. Ma poi in realtà non passa per l'origine, quindi mi viene una curva più così, quindi è limitata in alto a VCC, in basso è limitata a meno VCC, la pendenza effettivamente qui è a con zero, ma non passa dall'origine. Questo perché in realtà lo stadio differenziale di ingresso che c'è nell'amplificatore operazionale non è perfetto, non è perfettamente simmetrico, anche se deve essere, no? Ma idealmente deve essere, però nella pratica non è che ci si riesce a farlo perfetto. Allora, cosa vuol dire? Che l'uscita non è nulla per tensione ingresso, effettivamente nulla, ci vuole una tensione un po' diversa da zero per rendere l'uscita nulla. Questa tensione un po' diversa da zero si chiama VI, tensione d'ingresso di offset, tensione di offset, quella O sta per offset e quella I sta per input di ingresso. La tensione di offset d'ingresso è la tensione che bisogna applicare all'ingresso per avere uscita nulla, ed è una quantità casuale, cioè può essere, perché dipende dalla regolarità dello stadio d'ingresso dell'operazionale, dal fatto che non sono uguali i due transistori nello stadio differenziale d'ingresso, e quindi può essere positiva, negativa, cambia da esemplare a esemplare, e nei datasheet viene dato il valore massimo in modulo. Tipicamente, per esempio, il MOSFET 41 sono 5 millivolt, quindi più o meno quella tensione di offset va da più o meno 5 millivolt. Ok? È data con una grande incertezza, quindi è una grandezza casuale. Anche il segno è completamente casuale. C'è un'altra quantità che viene fornita, e questo viene indicato nel datasheet, il valore massimo in modulo, e c'è un'altra quantità che viene fornita che è questa, legata sempre alla presenza dello stadio d'ingresso, perché noi abbiamo detto che lo stadio ingresso è un operazionale fatto così, no? È uno stadio, per esempio, se è bipolari con due transistori d'ingresso. Se ho due transistori d'ingresso, io mi devo aspettare di avere due correnti di base, quindi, che essendo questi gli ingressi, sono due correnti d'ingresso continue. Quindi magari per le variazioni posso immaginarmi che sia trascurabile la variazione di corrente, ma sicuramente io devo avere una corrente continua d'ingresso, perché altrimenti i due transistori non sono polarizzati in zona attiva diretta. Queste due correnti quindi non sono nulle, bisogna considerarle, e bisogna considerare anche il fatto che possono essere tra di loro diverse. In generale devo considerare che ci sono,
E poi devo anche considerare che c'è una I di offset d'ingresso, che è il massimo tra il massimo della differenza tra i B1 e i B2. Quindi ci sono e possono essere anche sbilanciate. E questa è la corrente. Quindi di solito vengono date queste due grandezze, il massimo tra, tra i B1 e i B2, il modulo non c'è bisogno perché sono positive per forza, vengono indicate queste due quantità. Quindi il massimo del valore assoluto delle correnti d'ingresso, e questa si chiama corrente di polarizzazione, ripeto, idealmente questa dovrebbe essere 0, ma in pratica non può essere 0, e poi c'è anche la corrente di offset d'ingresso, che è il massimo della differenza. Quindi queste tre quantità mi vengono fornite e in molti casi devo tenerne conto. Come faccio a tenerne conto? Beh, faccio così, guardate, io posso fare questo gioco, dico va bene, un amplificatore non ideale lo scrivo, lo descrivo in questo modo. Prendiamo, allora, facciamo questo gioco qua. È soltanto una descrizione in termini di circuito equivalente, no? Allora, partiamo da questa considerazione. Immaginiamo di avere questo qua, questo triangolo nero, che corrisponde all'amplificatore reale. Amplificatore operazionale reale. Cioè con una sua IB1, una sua IB2 e una sua tensione di offset. Va bene? Allora, io posso, quindi io so che questo è l'ingresso, questa è l'uscita. Allora, posso schematizzarlo con un circuito equivalente in cui c'è un amplificatore operazionale ideale e altri componenti. Quindi questo qui è un amplificatore operazionale ideale, e tutti insieme agli altri componenti compongono un circuito equivalente dell'amplificatore operazionale reale in rosso. Come lo faccio? Lo faccio così. E qui metto un generatore di corrente IB2 verso massa, qui metto un generatore di corrente IB1 verso massa e qui metto un generatore di tensione VO in serie. E questo è ideale. Vedete, quindi questo circuito rosso rappresenta il circuito equivalente dell'amplificatore operazionale reale. Per quale motivo lo rappresenta? Perché anche se all'ingresso dell'amplificatore operazionale ideale, qua dentro, non entra corrente, però qua, quando vado a scrivere le equazioni, qui ho una corrente IB1 e qui ho una corrente IB2, no? Perché diciamo, all'ingresso dell'amplificatore operazionale reale, queste correnti vengono chiamate dai due generatori di corrente. Non solo, ma poi se applico all'ingresso dell'amplificatore operazionale reale una tensione VI di offset, questa viene sottratta dalla VI di offset del generatore interno, e quindi all'ingresso dell'amplificatore operazionale ideale è una tensione nulla e quindi l'uscita viene nulla. Quindi quel circuito equivalente tiene conto di tutte di tutti gli effetti non ideali. D'accordo?
che effetto possono avere in pratica? Possono avere un effetto abbastanza dirompente, guardiamolo per un caso, no? Giusto per capire, effetto della, effetto delle non idealità sull'integratore. È solo un esempio, però un esempio particolarmente rilevante perché è un caso in cui l'effetto è più evidente. Allora, io mi metto qua, disegno di nuovo il circuito dell'integratore di Miller, però stavolta voglio tenere conto del fatto che questo è un amplificatore operazionale reale. Ok? Io finora l'ho studiato come un amplificatore operazionale ideale e ho visto che la funzione di trasferimento c'è, no? È quella di un integratore. Per studiarlo come amplificatore operazionale reale, cosa faccio? Sostituisco al posto dell'amplificatore operazionale reale il circuito equivalente che abbiamo appena visto. Quindi in pratica faccio così e dico, ok, metto VS, metto R, metto C, e a questo punto metto anche il circuito di prima. Quindi qui c'è il B2, qui c'è il B1, qui c'è VI di offset e qui c'è l'amplificatore operazionale ideale. Ok. Allora, come si fa per studiare questo effetto? In pratica adesso io ho un circuito e ho quattro generatori indipendenti di ingresso, quindi io posso, siccome il circuito è lineare, applicare la sovrapposizione degli effetti e posso innanzitutto riconoscere che se è attivo soltanto VS e gli altri generatori sono spenti, sono di nuovo nel caso ideale. D'accordo? Se i generatori di non idealità sono spenti, sono di nuovo nel caso ideale, quindi il circuito ovviamente si comporta come un integratore. Okay? Poi, adesso, uno per uno, vediamo gli l'effetto degli altri generatori. Spengo VS e vedo l'effetto degli altri generatori. Allora, il primo che si può guardare è questo qua, il B1. Vedete, il B1 in realtà non ha nessun effetto, perché questo generatore da una corrente si richiude qua subito in corto, in questo modo, quindi non ha nessun effetto a fine del circuito. La presenza di B1 non altera la tensione d'uscita. Va bene, quindi il B1 non ha effetti. Il B2 invece ha l'effetto maggiore, perché se guardate il B2, allora immaginate tutto il resto è spento, quindi se tutto il resto è spento la tensione sull'ingresso più è 0, per il cortocircuito virtuale è 0 anche la tensione sull'ingresso meno, che è questo nodo. VS è spento, quindi ai capi di R c'è tensione 0 e quindi anche in R non passa corrente. Questo vuol dire che tutta la corrente di B2 non può passare in R, non va all'ingresso dell'amplificatore operazionale ideale e quindi va tutta per questa via. Quindi c'è una corrente costante che passa in una capacità e questo vuol dire che la tensione sulla capacità sale a rampa. Quindi io trovo, quando funziona soltanto il B2, io trovo che la tensione sulla capacità sale con una pendenza che è il B2 diviso C, che è la regola del
funzionamento di una capacità, perché questo nodo dell'ingresso meno è sempre a tensione nulla. Va bene? Quando invece funziona la tensione di offset, VI di offset e basta, guardate cosa succede. La tensione sul più vale meno VI di offset. La tensione sul meno quindi vale meno VI di offset. Quindi qui passa una corrente in R che è VI di offset diviso R in questa direzione. Questa corrente qui può, qui è spento, qui non va niente, può andare solo nella resistenza C. E quindi di nuovo causare una variazione di tensione V. Quindi quando vado a fare la sovrapposizione degli effetti, qua mi viene VI di offset diviso R diviso C. Ho anche questo termine, vediamo se i segni sono giusti. Direi che se VI di offset è positiva, questo è negativo, la corrente scivola così e questo cala, quindi qui ci vuole un segno meno. Allora, IB è sempre positiva, VI di offset può essere sia positiva sia negativa, quindi non è detto che si cancellino questi due effetti, si potrebbero sommare anche. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho anche un segnale di ingresso, nel caso ideale, se avessi un segnale di ingresso nullo, l'uscita dell'integratore dovrebbe essere nulla, d'accordo? Integra un segnale nullo, mi viene un'uscita nulla. Se parto da zero, l'uscita è nulla, dovrebbe essere costante, diciamo, se parte un valore non nullo, supponiamo che il valore di partenza anche dell'uscita sia nulla, mi rimane un'uscita nulla. Invece, nel caso di presenza di queste tensioni e correnti di offset, V in funzione di T, in presenza di ingresso nullo, fa così, sale a rampa, finché poi a un certo punto arriva VCC e satura. E qui a quel punto non si sposta più. Ho un integratore che non funziona più perché l'amplificatore operazionale è uscito dalla regione lineare, no? Quindi ha una tensione uscita ormai pari a VCC, quindi non è più in zona lineare, quindi non funziona più da amplificatore e non funziona più tutto il circuito da integratore. Quindi per esempio è facile che se non introduco dei circuiti che compensano questo effetto, appena monto l'integratore l'uscita sale, anche se molto bassa sta corrente, che sono basse le correnti, quindi magari ci vuole 3 minuti perché salga su, l'uscita si stabilizzi a un valore continuo e l'amplificatore è inutilizzabile. Ok? In generale è un effetto da tenere presente. Chiaramente questa è la situazione un pochino più drammatica, no? Che mette fuori uso il circuito, però ci sono comunque effetti anche minori, in altri casi, ma rilevanti. Ok, facciamo una pausa.